piccola pillola, andiamo al lavoro, impariamo oggi quanto la bici funga da calmierante alla velocità eccessiva che spesso le persone che guidano un'auto raggiungono in città. Una cosa molto importante da raccomandare a quelli che si metteranno presto in bici, perché è previsto un notevole incremento di utenza, è di non stare mai completamente a destra. Non stare completamente a destra purtroppo induce chi ci segue a passarci senza moderare la velocità, mentre come potete vedere nel momento in cui occupiamo parte della corsia la macchina dietro perlomeno rallenta, ci dà anche la percezione della sua presenza e al primo momento opportuno potremo anche fare la gentilezza di lasciare il campo libero. Altro motivo per cui evitare rigorosamente di stare troppo a destra è il fatto che se ci sono le macchine parcheggiate, qualsiasi portiera può farvi fare un brutto volo. Chi l'ha provata come esperienza assicura che non è il massimo. Io mi sono sempre salvato in tempo. Allora, non solo, anche qualora non vi fossero la fila di macchine ma solamente il marciapiede, rimanete sempre un metro all'interno della corsia. Basta il piccolo spostamento d'aria causato dalla velocità che si finisce per prendere lo scalino e finire a terra. Mi raccomando, ribadisco a tutti coloro che stanno anche lontanamente pensando di prendere una bici, non vi imbarcamenate in ricerche su internet, in consigli, e cercate di farvi seguire da un professionista, andate da un ciclista. Siamo tutti disponibili anche sulle associazioni, su Facebook ne trovate tante, basta scrivere anche sul vostro profilo che avete intenzione di muovervi in bici ma non sapete da dove iniziare, e vedrete che troverete tantissimi amici che vi verranno ad aiutare. A proposito, sulla storia che ci sono delle salite, non è che per andare al lavoro dobbiamo per forza prima girare tutti a sette i colli, ci sono tantissimi percorsi che allungano magari di un po' ma che ci evitano lo sforzo. Ma vedrete, sarete voi stessi dopo a cercare la salitella per prendervi un po' di soddisfazione. Forza! La bici non si batte!